Termina senza vincitori né vinti il derby dell'Aragona tra Vastese e Chieti. Al termine di 93 minuti agonisticamente combattuti matura uno 0-0 che serve a poco in chiave classifica e che mette in evidenza le lacune di due squadre che producono ma non riescono a concretizzare le occasioni avute. D'Addario conferma in toto la formazione vincente contro il Notaresco, mentre nelle fila del Chieti è assente Fabrizi per infortunio. In avanti, in coppia con Akamadou, c'è Verna. Il pubblico di fede biancorossa torna a colorare gli spalti dell'Aragona, trasferta vietata invece per i tifosi del Chieti per ragioni di ordine pubblico. La gara è equilibrata fin dalle prime battute. Dopo una prima fase di studio al 12° provano gli ospiti a colpire. Pietrantonio fa partire il traversone dalla sinistra, colpo di testa di Akamadou, ma la palla termina al lato. Pronta la risposta della Vastese con un'incursione sempre dalla sinistra di Jonathan Alessandro, il diagonale insidioso del numero 10 che impegna la difesa teatina, che si salva come può. Fase centrale della gara spezzettata e avara di occasioni. Alla mezz'ora Pietrantonio serve in area a Akamadou che non riesce a girare in porta, quindi la sfera arriva a Mele che dalla distanza spedisce di poco oltre la traversa. Dalla parte opposta al 36° punizione di De Angelis che pennella sul palo lontano. Agnello tenta la girata ma la sfera termina alta. Nel finale di frazione al 42° sono i neroverdi ospiti a farsi pericolosi. Traversone in area, prima Puglielli, poi Verna tentano la conclusione ribattuta da Capitan Di Filippo che libera l'area aragonese. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Al rientro in campo Vastese più reattiva che nel giro di 3 minuti sfiora per 2 volte la rete del vantaggio. Al terzo azione personale di Altobelli che conquista palla e se ne va per vie centrali tutto solo, ma a tu per tu con Fusco non riesce a superare l'estremo teatino che si salva con i piedi per la disperazione della curva d'Avalos. Al sesto azione rocambolesca in area teatina, calcio di punizione, la palla spazzata da Bassini, carambola sulla schiena di Verna, quindi Ceccacci va in rovesciata e chiama all'intervento spettacolare Mariani che provvidenziale salva sulla linea e rimane a terra per qualche istante. Il tutto però è reso vano dal fuorigioco ravvisato dal direttore di gara. Ora la Vastese insiste, al 17° conquista un calcio d'angolo. Sugli sviluppi l'incornata di Alonzi impegna Fusco che riesce a bloccare, quindi al 25° Sansone dal limite chiama ancora una volta in causa l'estremo teatino, bravo a respingere in tuffo, ma come spesso accade nel gioco del calcio, nel momento migliore gli aragonesi rischiano di incassare la rete dell'1-0 ospite. Si complica la vita da sola la Vastese con il Chieti che ruba un ottimo pallone sulla tre quarti e serve a Akamadou che costringe al miracolo di Rienzo che ci arriva con la punta delle dita e salva la formazione di casa dalla beffa. Al triplice fischio è 0-0 con la Vastese che scivola in zona play-out e il Chieti a sole 2 lunghezze dalla zona calda in attesa dei prossimi impegni rispettivamente contro Tolentino e Castelnuovo. Mister D'Addario, matura 1-0-0 contro il Chieti, anche se di occasioni ce ne sono state, soprattutto all'inizio secondo tempo, una partita agonisticamente combattuta, non siete riusciti a concretizzare quello che avete creato. Sì, abbiamo fatto una grossa mole di gioco, con grande ritmo, con volontà di cercare il gol. Ci tenevamo a questo derby perché ci tenevano i nostri tifosi e ci hanno trasmesso questa voglia, ci hanno incitato, abbiamo rivisto una curva di un certo livello, come in queste categorie ce n'è poche, e quindi anche questo ci ha dato forza per tentare di vincere la partita su ogni palla. I ragazzi sono stati molto bravi, meno bravi in fase realizzativa, però le occasioni le abbiamo create. C'è da dire che l'hanno creata anche loro, è stato bravo Di Rienzo, altrimenti stiamo sempre a piangere perché noi ci fanno un mezzo tiro in porta e poi ci segnano, e oggi ci è andata bene con quel mezzo tiro, non mezzo ma insomma una buona occasione che hanno avuto loro, però devo dire che comunque loro sanno che cosa fare in campo e ho visto una squadra agonisticamente valida ma nello stesso tempo anche con trame di gioco e con idee di gioco. Ho visto cose che secondo me, se noi continuiamo con questo atteggiamento, possiamo cominciare a fare punti veramente, perché il gap che ci manca non è di qualità e di gestione della palla, ma ci manca casomai un po' di determinazione, un po' di aggressività in più. E giocare questo tipo di partite non era facile per i ragazzi perché venivano da una settimana difficile, invece sono stati veramente bravi, devo fare veramente tanti complimenti.
perché tutti pensavano che oggi potessimo cadere qui a Vasto, perché Vasto veniva da una vittoria importante. In realtà noi siamo duri a morire e quindi continueremo su questa strada, perché secondo me è la strada giusta. Alla fine è una partita di interlocutoria per la crescita, e noi oggi abbiamo fatto un passo in avanti importante. È chiaro che domenica prossima bisogna fare con lo stesso atteggiamento una partita importante.